nasce l'idea di realizzare questo murales, insomma, non solo in onore del calcio di Punto Fatto, ma anche un'iniziativa di promozione sociale? Sì, infatti, è questo che vogliamo comunque sottolineare, che la cosa più importante che questo progetto soprattutto è stato riqualificare questo bellissimo vico, che comunque è alle spalle del centro storico di Foggia. Poi ovviamente l'abbiamo impreziosito con il murales dedicato al maestro Zeman. Nata l'idea, nata comunque a dicembre scorso, eravamo a cena io e altri amici del comitato, Ercole con Antonio, l'altro Antonio, quindi ci è venuta questa idea di comunque lavorare anche sul sociale in questa città, perché è una città che comunque merita tanto e purtroppo viene sempre e comunque messa in evidenza solo per gli aspetti negativi. Quindi abbiamo pensato, iniziamo a fare qualcosa di propositivo per questa città, anche perché non possiamo accettare che ogni qualvolta Foggia succede qualcosa di negativo venga alla ribalta nazionale. Quindi portiamola alla ribalta nazionale per cose concrete, e questa, il nostro modo di vedere, il nostro avviso, è una bellissima iniziativa, e ringraziamo comunque tutte le componenti che ci hanno permesso di realizzare questo bellissimo progetto. Ci saranno altre iniziative simili, non solo dedicate ad altri personaggi dello sport come Rosa Rosa, Fesce, Pirazzini, Casillo? Allora, noi abbiamo in cantiere altre situazioni, però ovviamente il lavoro che è stato fatto per realizzare il murales e anche l'evento che seguirà dopo, cioè la presentazione di Beppe Signori, ci ha portato via veramente tempo e spazio. Ora con calma, una volta che abbiamo terminato questa fantastica giornata, magari faremo passare un po' di tempo, ci siederemo di nuovo al tavolino e vedremo quale altra opera realizzare e a chi dedicarla.